semplicemente vi porto i saluti di una terra, anzi di due terre, dell'Emilia Romagna, che è la mia terra, della Toscana, dove ero ieri sera. E sono due regioni particolari, perché sono due regioni dove non abbiamo mai avuto bisogno di dire nessuno a nessuno terrone per affermare la nostra identità. Siamo contenti perché nella nostra città, nella mia città, passano tantissimi pugliesi, tantissimi tarantini, e quindi di fronte a chi vede le diversità come un ostacolo, diciamo che Bologna, l'Emilia Romagna, Taranto, il sud, il nord diventeranno territori sempre più forti, sempre più potenti, sempre più moderni, grazie a chi arriva. Una politica seria nella nostra vita. Ed è colpa nostra che abbiamo dormito, e anche vostra, che abbiamo dormito negli ultimi 10 anni, 15, 20 anni. E la prima domanda è: dove eravamo stati in tutti questi anni? La prima responsabilità della nostra comunità è nostra. Smettiamola di pensare che arriverà qualcuno dall'alto a risolvere i nostri problemi. Non sarà così. Quando uno non viene ascoltato vede la solitudine. Però qua intanto non c'è più solitudine, perché ci sono migliaia di persone che si sono ritrovate e si sono rese conto che c'è un fratello accanto a me. Smettiamola di chiederci cosa diventeranno le sardine, iniziamo a chiederci cosa diventeremo noi all'interno delle nostre comunità. Le relazioni umane devono tornare ad avere un valore anche nel discorso politico. Fermare l'avanzata populista significa togliere consenso elettorale, punto, non c'è altra soluzione. Perché avete visto, questi vanno in TV e dicono: finché io ho il consenso posso dire quello che mi pare. No. E come si fa a togliere consenso elettorale se non trovo rappresentanza? Si fa questo: si riempono vuoti della testa prima che qualcuno riempa il vuoto nella pancia. Vi ringrazio tantissimo. Questo è Taranto. Questo è Taranto. Incredibile, è la stagione della riproduzione delle sardine. Questa è la maglietta dell'associazione Giorgio Forever. Giorgio è un simbolo di lotta per molti di noi. Bisogna iniziare a guardare tutti dalla stessa parte. Qua l'aria che respirava mio figlio Giorgio la respirano tutti i bambini, tutti i cittadini. Per una volta dobbiamo cercare di guardare tutti verso la stessa parte e lottare tutti insieme. Questa è una lotta. Il dialogo parte dalla scoperta delle realtà. Ci sono realtà complesse, ci sono realtà diversissime. Sono sicuro che pochissimi a Bologna capirebbero questa cosa, perché è talmente lontana che tendiamo a vederla negli altri ma non sentirla nostra. Ed è importantissimo, al di là delle sardine, al di là di tutti i movimenti politici, tornare a raccontarci le cose, perché voi avete una realtà che a noi serve tantissimo. Molti lavoratori hanno preso coscienza che non è una guerra tra chi si ammala e il lavoratore, no. Deve essere una cosa tutti insieme, contro chi sfrutta il lavoratore e contro chi fa ammalare gli altri. Nella città di Taranto non si può studiare, non ti puoi formare, certo. Non puoi nemmeno costruirti un futuro. E questo è uno dei motivi che ci spinge ogni giorno a lottare in questa città, ma che ci pone anche dei nemici comuni. Gli operai non sono il nostro nemico. Il nostro nemico nemico è una fabbrica che inquina, non sono gli operai. No. Purtroppo la politica di Taranto... E allora, adesso vogliamo dare, come abbiamo detto, con le sardine, vogliamo dare una scossa. Non sono mai scesi a una manifestazione per l'ambiente, i politici tarantini non sono mai scesi a una manifestazione dell'ambiente. E oggi passeggiavano in Piazza Immacolata.